Siamo in compagnia della dottoressa Pascolato, a cui vogliamo rivolgere alcune domande riguardo la partecipazione a questo grande evento a Berlino, una fiera internazionale del turismo che si svolgerà quando? La fiera del turismo a Berlino si svolgerà dal 4 al 9 di marzo, quindi è imminente, anche perché noi partiremo giorno 2 per allestire ed essere presenti il giorno prima e avere tutto diciamo, pronto per l'inaugurazione e l'apertura. Quindi si è preparato un allestimento dello stand, già lo abbiamo inviato per posta, di modo che noi quando arriveremo avremo tutto a disposizione e ci prodigheremo immediatamente per l'allestimento ed essere pienamente funzionanti il giorno dell'apertura. So che partecipa anche a questa fiera il Comune di Aidone insieme a voi? Il Comune di Aidone è un nostro coespositore, in quanto noi come espositori principali abbiamo fatto un accordo con il Comune di Aidone per esporre contemporaneamente e nello stesso stand, quindi in coespositore. Questo lo abbiamo anche mantenuto per quanto riguarda l'allestimento dello stand, cioè proporre non solo ovviamente la Villa Romana del Casale, ciò che ormai è di conoscenza internazionale, ma soprattutto il territorio di Piazza Armerina e il circondario, perché si dovrebbe proporre un prodotto che noi ovviamente vorremmo far conoscere a quanto più persone possibili, a quanto più turisti interessati possibili, non solo Piazza Armerina, la Villa Romana, la Dea di Morgantina e Morgantina. Quindi è un insieme di proposte che il nostro territorio per fortuna vanta e che potrà attirare nel futuro quanto più interesse possibile. Filippo, la promozione turistica della città è importante e la si realizza partecipando anche a grossi eventi come quello della Fiera di Berlino, ma anche organizzando eventi qui a Piazza Armerina. Certo, l'evento, questo appunto importantissimo, come dicevi tu, della Fiera Internazionale di Berlino, che rappresenta forse la punta di diamante della programmazione turistica, che vedrà appunto Piazza Armerina assieme al Comune di Aidone in uno stand specifico che verrà appunto organizzato a Berlino, ci vedrà protagonisti nella programmazione quindi del 2015. Parlando di programmazione turistica, ci sono dei progetti in cantiere per quanto riguarda la valorizzazione del nostro centro storico? Sì, sì, intanto noi stiamo presentando il bando, abbiamo partecipato al bando, parlavo proprio con l'assessore Stancheris, con Michela, dicendo che avremmo fatto un bando per avere il finanziamento del Palio dei Normanni, quindi l'anno scorso ci ha visto purtroppo esclusi per fare una svista amministrativa, e allora non dobbiamo cadere in questo errore, perché abbiamo avuto il grandissimo aiuto da parte dei cittadini che si sono sacrificati regalando il proprio contributo alla città di Piazza Armerina e al Palio dei Normanni in particolare. Però credo che per poter far funzionare al meglio quello che Piazza Armerina possiede, quindi questa manifestazione importantissima che è il Palio dei Normanni, noi abbiamo l'opportunità di utilizzare i fondi regionali, tanto più che la legge ce lo consente. Ecco, parlando sempre di Palio dei Normanni, già siamo a febbraio ma già si parla del Palio dei Normanni, sì. È cambiato qualcosa sul piano organizzativo? Allora no, io come ricorderete bene avevo parlato dell'ente Palio, della fondazione del Palio, insomma stiamo cercando di spulciare un poco quella struttura amministrativa che era stata creata e che potrebbe andare bene dal punto di vista burocratico, però io voglio l'avallo dal punto di vista legale, burocratico del segretario e dei legali, dei notai del comune. Stiamo portando avanti la registrazione del copyright, del marchio del Palio dei Normanni, credo che ci voglia qualche modifica, però penso che possiamo portarla avanti. Siamo un po' in ritardo in tal senso, perché necessita di alcuni passaggi che non conoscevamo, per cui li stiamo attivando e ottenuto il copyright del Palio, diventerà importante utilizzare il discorso dell'ente Palio o della fondazione del Palio. Saranno utilizzate per la valorizzazione del centro storico le vie, le nostre piazze? Sì, 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 assolutamente sì, perché il centro medievale di Piazza Armerina, che è un fiore all'occhiello appunto, è bellissimo, che molti ci invidiano e che ci vede protagonisti proprio io ricordo anche, faccio una parentesi, io domani parto per andare a Ferrara dove c'è l'elezione, il rinnovo del direttivo delle associazioni dei siti UNESCO. Credo che proprio questo sia uno degli elementi più importanti da valorizzare, ossia il centro storico di Piazza Armerina con le sue viuzze, con le sue bellezze incredibili del centro storico, quelle chiese spettacolari e quei palazzi bellissimi che Piazza Armerina ha e che Piazza Armerina offre a tutti i turisti. Per esempio, utilizzando, non so,
l'infiorata, potrebbe essere una cosa molto 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 bella per valorizzare ancora di più le bellezze di Piazza. Quindi c'è la possibilità di organizzare di nuovo l'infiorata? Speriamo di sì, questa è la volontà che questa amministrazione ha. Stiamo attraversando un momento molto critico dal punto di vista economico-finanziario, pare che lo stiamo superando. Io dico sempre pare perché voglio essere concreto, non voglio promettere e non mantenere. Allora è un momento delicatissimo, spero di essere vicino alla risoluzione del problema, e questo ci faciliterebbe tante altre cose con tanti impegni che potremmo così assumere e soprattutto realizzare. In via Garibaldi qualcuno si è lamentato per i vasi che evitano il parcheggio di auto. Com'è la situazione? Sono arrivate delle firme di parecchi cittadini, tra cui altri commercianti, che d'altronde la democrazia è anche questa, perché io voglio una cosa ma ne voglio anche un'altra. E allora abbiamo una riunione con l'assessore San Marco, una riunione giorno 3 pomeriggio alle 15.30 o alle 18. Abbiamo due riunioni congiunte con i commercianti, che vedrà appunto le richieste, le istanze di chi vuole i vasi e chi non li vuole. Valuteremo opportunamente queste richieste e cercheremo di trovare la soluzione alla problematica.